Signore e signori, benvenuti, bentornati su Forza Horizon 4. Siamo tornati sulla puntata delle Scuola di Derapata, signori. Scuola di Derapata, che era qua. Abbiamo solo 3 capitoli, quindi molto molto poco, a dire il vero. Manca davvero poco e poi faremo altra roba, che adesso vedremo. Quindi in questa puntata finiremo la Scuola di Derapata numero 1. Faremo poi la Scuola di Derapata numero 2, che è su Fortune Island, e a brevissimo mi sembra che esca un'altra espansione. Interessante. Berlin, Paris, Amsterdam. Ok. Mustang. Vediamo come se la cava l'americana old style. Su... sul drift bagnato, per giunta. Sul drift bagnato, anche con la Panda uno riesce a derapare, sinceramente. La vedo bella tosta però, Mustang Boss. Centomila punti in 3 minuti, 6 km 7, quindi devo praticamente volare. Va abbastanza forte, Te multe. Ho mollato, devo tenere giù, se tenevo giù era fatta. Vai, mi vanno giù cattivo, vammi giù cattivo. Mi sto prendendo abbastanza la mano sulle derapate veloci, devo dire. E devo anche dire che, dato che abbiamo tanto spazio, cioè tanti chilometri da fare, per il tempo che ci hanno concesso, vuol dire che sarà molto dritto, immagino. 296 all'ora. He invented drifting because he was winning all of his races and he wanted a bit of a challenge. Drifting. 100.000 punti non sono facili, ragazzi. Ve lo assicuro. Noi puntiamo sempre a 200. Some members of our club are a little too fixated on the technical details of drifting, if you ask me. Trattore di merda. Attenzione, il trattorone se ne va. Easy now, coming up on my favorite sequence. 80.000 with lots of tight turns. In 400 meters, turn left. I suspect that machine is capable. Si comporta bene, devo dire, Si comporta più che bene. Turn left. Allora, quello che dobbiamo fare noi l'abbiamo fatto. Vai, 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 vai. Vai di terza, manca 900 metri. In 400 meters, turn right. 1:15, alla grande. Alla grandissima. Questa è la curva dei 200.000? Per niente. Mettiamo giù tutto, via. Mustang Boss. Ottima auto per il drift, devo dire. Non se l'è cavata per niente male. 175.000 punti, vicino ai 200.000 che volevamo. Mi daranno una stella, 2 stelle. Bene, 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 bene. Spero che questa serie vi stia piacendo. La sto registrando tutta di fila, quindi fatemi vedere che sono sempre vestito uguale. E registrerò, penso, anche l'altro. Tanto è da fare, a me queste serie piacciono un bordello. Dammi 180.000, siamo a posto così. 10.000, vabbè, 10.000, fa un po' schifo. Non che i soldi ci mancano, ragazzi. Potete scrivermi sotto nei commenti che altra serie volete che faccio su Forza Horizon, sarebbe interessante. A breve comunque ci saranno altre serie molto molto belle. Non porterò Resident Evil 2, ma lo giocherò per i fatti miei, oppure probabilmente lo porterò su Twitch. Questa è una giappu. Skyline. Ah, RX-7 questo è sotto, tu vuoi. It's rather good. Okay. If you like that sort of thing. Ma dai, è possibile. È quella col Wankel. Oh, Wankel. Sorry, I'm not sure why I said that. Non è proprio il suo motore, gli hanno messo un V8. 7 km. Si comincia a fare impegnativa la storia, ragazzi miei. 150.000 punti. Devo andare molto forte, abbiamo 4 minuti e 20. Somigliava molto il muso della prima Skyline, che era molto molto simile.
Vogliate perdonarmi per questo errore che ho fatto su questa RX7? Ma col muso così non l'avevo riconosciuta. Aia! Ah, ho esagerato. Ho voluto esagerare, strafare. E me lo son preso nel miao. Traffic is generally light in the mornings, but I've had a friend on the council close down the roads for us, so it really won't be an issue. Vedo una rovina carina, vediamo se riusciamo a farcela tutta. Dobbiamo andare invece molto forte anche. Voilà. Potevamo tagliare dritto, per risparmiare un po' di secondi. Però questo ci aiuterà tanto a fare punti. Ah, volevo prendere. Beh, l'ho presa quasi bene, quasi, amici. Dovremmo poi farmi, mi piacerebbe farmi poi una configurazione del drift su Forza Horizon. Non mi serve, devo ritornare il tempo. Perché l'unica cosa che mi preoccupa di più qua è il tempo. Fate tagli perché il tempo è troppo poco. Non è vero mai? Via, via, ho perso più tempo che a farle quelle cose lì, maledizione! Slitta me, fra. Vabbè, ora, ora. Vado ancora dritto, manca 1,8 km, quindi devo muovermi. Per fare i 150.000. Non li ha contati? Non li conta fuori dal percorso? Potrebbe diventare un problema allora. Not bad. 150.000, l'importante è superare la sfida abbondantemente come ho fatto noi. 186.000, ce l'abbiamo salvato abbastanza bene. L'importante è tanto da superare la sfida, perché voglio vedere l'ultima sfida come sarà. L'RX7 non mi è piaciuta tanto, è un'ottima auto per il drift. Anzi, è nata appunto per il drift, a tutti gli effetti. Molti drifter la uso, però con quel muso non si può vedere. Mi piace molto più originale, sinceramente. Un po' schifo, così. Una cosa, a me piace molto il tuning, ma il tuning troppo estremo a livello estetico, no, tipo quest'Abarth qua. Capisci che è una 500 Abarth almeno. L'importante è non capire il modello. Vediamo cosa ci danno. È un cobra questo. To celebrate though, I've got something really spettacolo. We are standing in the presence of the Shelby Cobra 427. Questa è una macchina che non replica ma originale, vale tanti di quei soldi ad oggi che voi neanche avete presente. Una barca di soldi, ma una barca, prendete una barca, la riempite di soldi e potete comprare forse una di queste. Forse. E mi danno successo per fare drift. Io una macchina così, se avessi non la userei neanche per... No, la laverei e basta. 7 km, 120.000 punti. Non va neanche troppo forte, eh? Oddio. Oddio, eh? Parliamone un attimo. Parliamone. Questa era la curva migliore che potevi fare. Ovviamente con lo sterzo peggiore con cui si poteva fare. Qualche punto l'abbiamo fatto. Marcia abbastanza forte, devo dire, eh? Interessante. Ok. 120.000 punti, neanche 150. Però una manovrabilità interessante. Devo dire che aiuta tanto a migliorare queste cose qua. Fatele anche voi, perché aiutano davvero, davvero tanto. Sì. Però... Ovviamente ho esagerato io. Ok, senza colpo ferire è andata bene. Ottima curva questa, amici. Ottima curva. Anche questa è venuta abbastanza bene. Quasi. Poteva venire un po' meglio, ma... Questa è venuta una merda. Si intraversa incredibilmente bene. Incredibilmente bene. Ora puntiamo a finire questa sfida e a finire questa serie
di Scuola di Derapata, stagione 1. Ok. Ok. Ottimo. Ottima auto, devo dire invece. Mi rimangio tutto quello che vi ho detto, tutto quanto. Un'auto interessante per il drift invece. Molto interessante. Fin troppo interessante, devo dire. Cosa gli hanno fatto a sta macchina? Cosa gli hanno fatto a sta macchina per fare così? Cosa gli hanno fatto a sta macchina, ragazzi? La Madonna, ragazzi, cosa? Giuro. Cosa gli hanno fatto a sta macchina? Io non so, diventato un fenomeno Dumblè così. 3 stelle da me, no, forse per un nulla non è andato a 3. Interessantissima, eh? Molto interessante, incredibile, oserei dire. Forse la migliore per ora. Molto bene. Molto interessante, livello 115 quasi. Manca davvero, davvero poco. Non ce l'abbiamo finita. Never realized why the same bunch of drivers kept calling me for replacement tires until now. I'll let you know when the club is on next. Ok. Quale sarà la prossima mossa del club? Ok. Questa l'abbiamo fatta. Di giallo questo anche lo stuntman l'ho fatto. Questa invece Lara serve. Non lo so cos'è. Non so cos'è. Ma noi faremo il club della derapata numero 2. E qua cosa c'è? Noleggio più veloci del mondo. Questa la faremo alla prossima puntata. Io signori vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo video. A tutti, a dopo.